Salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale Angolo Creatività di Enza. In questo video tutorial andremo a realizzare insieme questo scaldacollo ai ferri. È uno scaldacollo un po' particolare perché non andremo a cucirlo, ma andremo a creare questa chiusura con i bottoni. È un progetto semplicissimo, facilissimo ed è un modello di scaldacollo molto pratico da indossare. Nel corso del tutorial vi darò tutte le informazioni per quanto riguardano le misure, vi darò tutte le misure in centimetri e vi spiegherò passo passo come realizzare questa lavorazione, che poi è una lavorazione semplicissima. E poi andremo ad aggiungere questi bottoni. Avevo messo dei bottoni di legno, però voi potete mettere i bottoni che più vi piacciono. Allora, per realizzare questo scaldacollo ho utilizzato 50 grammi di filato. Questo filato qua che è un 50% di lana e un 50% di acrilico. Ho lavorato questo filato con dei ferri numero 6. Inoltre poi ci occorrerà un uncinetto. Io userò questo uncinetto numero 4,5 per poter realizzare le asole. E infine ci occorreranno delle forbicine per tagliare i fili e, come ho detto prima, anche dei bottoncini per poter chiudere poi il nostro scaldacollo. Bene, prima di andare al tutorial, vi voglio ricordare, perché non l'ho ancora fatto, di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella, così da essere sempre aggiornati su nuovi tutorial. Inoltre, vi invito anche a seguirmi sia sulla mia pagina Facebook che sul mio profilo Instagram, e vi metto i link giù in descrizione. È sempre giù in descrizione. Vi lascio anche il link dove potete acquistare materiali accessori per le vostre creazioni. Adesso andiamo al tutorial e realizziamo insieme questo bellissimo scaldacollo. Allora, per iniziare a lavorare lo scaldacollo, io ho avviato sui ferri 28 maglie. Allora, per quanto riguarda il punto che andremo ad utilizzare per realizzare questo scaldacollo, allora, per questa lavorazione dobbiamo avviare, cioè questa lavorazione si sviluppa su un numero di maglie multiplo di 2. Quindi io ho avviato 24 maglie. Poi dobbiamo aggiungere 2 maglie, quindi 26, più 2 per il vivagno, in totale 28 maglie. Quindi vi ripeto, questa lavorazione si sviluppa su un numero di maglie multiplo di 2, più 2 e più 2 per il vivagno. E poi, per quanto riguarda l'avvio delle maglie sui ferri, di come si lavora la maglia diritta e di come si lavora la maglia a rovescio, giù in descrizione vi lascio il link del tutorial dove ve lo spiego più chiaramente. Quello è un tutorial dedicato soprattutto a chi sta imparando oppure a chi vuole iniziare ad imparare a lavorare ai ferri. Iniziamo il primo ferro del modulo. Allora, la lavorazione si sviluppa su 6 ferri di andata e di ritorno, quindi sono 6 ferri semplicissimi. Iniziamo a lavorare il primo ferro. Il primo ferro, come voi ben sapete, io per tutta la lavorazione, cioè ogni volta che vado ad avviare le maglie sui ferri, la prima e l'ultima maglia sono sempre maglie di vivagno e le vado sempre a lavorare a diritto, indipendentemente dal resto della lavorazione. Quindi inizio il mio primo ferro lavorando una maglia, la prima maglia a diritto, la maglia di vivagno, poi lavoro una maglia a diritto, un'altra maglia a diritto e un rovescio. Di nuovo lavoro 2 maglie a diritto, una e due, e poi un rovescio. 2 maglie a diritto, una e 2 e un rovescio. Quindi, per tutto il primo ferro non dobbiamo fare altro che alternare 2 maglie a diritto con un rovescio. 2 maglie a diritto e un rovescio. 2 maglie a diritto e un rovescio. 2 a diritto e una maglia a rovescio. 2 maglie a diritto e una maglia a rovescio. E termino la lavorazione con 2 maglie a diritto, una e due, e chiudo con una maglia a diritto singola, questa qua l'ultima, che è la maglia di vivagno. Abbiamo in questo modo terminato il primo ferro del modulo. Andiamo ora ad iniziare il secondo ferro. Allora, il secondo ferro andiamo a lavorare le maglie così come si presentano.
La prima maglia è la maglia di vivagno, quindi la vado a lavorare a diritto. Poi vedete, ci sono le due maglie che abbiamo lavorato nel ferro precedente a diritto, si presentano al rovescio e quindi le vado a lavorare al rovescio. Una e due. La maglia che abbiamo lavorato al rovescio, qua sta sul dritto e la vado a lavorare a diritto. Di nuovo due maglie al rovescio e una maglia a diritto. Quindi non dobbiamo fare altro per questo secondo ferro, alternare due punti al rovescio, vedete, e una maglia a diritto. Praticamente andiamo a lavorare tutte le maglie così come si presentano. Quindi anche per questo secondo ferro il procedimento è facilissimo. Quindi lavoriamo, vedete, due maglie al rovescio e un diritto. Due maglie al rovescio e un diritto. Due maglie al rovescio e un diritto. E terminiamo con due maglie al rovescio. Una. E due e chiudiamo con una maglia a diritto, che è la maglia di vivagno. Abbiamo in questo modo terminato anche il secondo ferro. Adesso iniziamo il terzo. Anche per quanto riguarda il terzo ferro, dobbiamo lavorare le maglie così come si presentano. Vedete, lavoro la prima maglia a diritto, la maglia di vivagno e poi alterno due punti a diritto. Vedete come si presentano. E uno al rovescio, due a diritto e uno al rovescio, due a diritto e uno al rovescio. Quindi, anche per tutto il terzo ferro, dobbiamo lavorare le maglie così come si presentano. Andiamo a terminare con due maglie a diritto e la maglia di vivagno. Terminato anche il terzo ferro, andiamo ora a lavorare il quarto ferro. Il quarto ferro non dobbiamo fare altro che lavorare le maglie tutte a diritto. Quindi in ogni maglia andiamo a lavorare una maglia a diritto. Così. E proseguiamo a lavorare a diritto per tutte le restanti maglie che stanno sul ferro. Terminato anche il quarto ferro, andiamo ad iniziare il quinto ferro. Il quinto ferro dobbiamo lavorare le maglie così come si presentano, tutte al rovescio. Vedete? Abbiamo lavorato il quarto ferro a diritto. Il quinto ferro andiamo a lavorare tutto al rovescio, tranne la prima e l'ultima maglia. E proseguo a lavorare tutte le maglie al rovescio. Così. Quindi è una lavorazione semplicissima. Proseguiamo a lavorare tutte le maglie al rovescio per tutto il ferro. Terminato anche il quinto ferro al rovescio, andiamo ora a lavorare il sesto e ultimo ferro del modulo e lo andremo a lavorare così come si presentano le maglie, tutte a diritto. Quindi l'ultimo ferro, il sesto ferro, lo andiamo a lavorare tutto a diritto. Così. Proseguiamo a lavorare tutte le maglie a diritto per tutto il sesto ferro. Bene, terminato anche il sesto ferro, vedete, questo è il risultato della lavorazione. Ora, per andare avanti e raggiungere i centimetri da noi stabiliti per il nostro scaldacollo, dobbiamo sempre ripetere questi sei ferri. Quindi dobbiamo iniziare sempre dal primo ferro e ripetere i sei ferri per tutta la lavorazione. Io vado avanti e lavoro il mio scaldacollo per circa 50 centimetri. Magari poi dopo vi farò sapere preciso quanti centimetri ho lavorato. Quindi andiamo avanti e lavoriamo alternando questi sei ferri per tutta la larghezza del nostro scaldacollo. Bene, sono arrivata alla misura, ai centimetri stabiliti per il mio scaldacollo. Come vi ho detto prima, ho lavorato il mio scaldacollo per 50 centimetri. Voi poi, se lo volete un pochino più lungo, un po' più largo, scusate, andate avanti con la lavorazione, mentre invece se lo volete un po' più stretto, vi fermate un pochino prima. Vi volevo far vedere la particolarità di questa lavorazione. Infatti, vedete, questa è la parte che va sul diritto,
mentre invece questa è la parte che va sul rovescio, però è bella da vedere sia sul rovescio che sul dritto. Magari poi scegliete voi la parte che vi piace di più da mettere sul dritto. Bene, una volta raggiunti i centimetri del mio scaldacollo, ora vi farò sapere anche quanto è alto. Allora, il mio scaldacollo misura un'altezza di 18 centimetri, quindi largo 50 e alto 18. Andiamo ora a chiudere le maglie sul ferro. Allora, come già vi ho fatto vedere in altri tutorial, andiamo a chiudere le maglie sul ferro in questo modo. Lavoro la mia prima maglia a diritto. Ne lavoro un'altra e poi vado ad accavallare la prima maglia che abbiamo lavorato sulla seconda. Così. Lavoro un'altra maglia a diritto e vado ad accavallare la prima sulla seconda. Se non riuscite con il ferro, potete fare tranquillamente anche con le dita, così. L'importante è non tirare il filo, ma fare una chiusura abbastanza morbida. Chiudo, lavoro un'altra maglia a diritto e vado ad accavallare un'altra maglia a diritto e vado ad accavallare così e proseguo in questo modo per tutte le maglie che stanno sul ferro e noi ci vediamo un po' prima di terminare. Sono arrivata quasi alla fine, lavoro la mia penultima maglia, chiudo e lavoro l'ultima maglia. Chiudo così e tiro il filo. Taglio, faccio passare il filo attraverso l'asola così e faccio un bel nodo. Ora andiamo a nascondere questa codina e pure la codina iniziale attraverso la lavorazione. Bene, una volta che abbiamo sistemato tutte le codine, andiamo a realizzare le asole del nostro scaldacollo. Vedete, io ho messo già qui uno spillo perché andrò a realizzare tre asole. Una la farò all'inizio, un'altra la farò nel punto centrale e un'altra la farò su quest'altra parte, su quest'altra estremità del lato. Le andremo a realizzare sulla parte dove abbiamo iniziato la lavorazione. Quindi con filo e mi faccio aiutare da un uncinetto, in questo caso sto utilizzando un uncinetto numero 4 e mezzo. Prendo il filo che abbiamo lavorato lo scaldacollo e con l'uncinetto vado proprio qua nella parte dove sta l'angolo qua, punto l'uncinetto qua, prendo il filo così e chiudo con una catenella. Ora vado a realizzare 5-6 catenelle, poi le catenelle vi dovete regolare un po' voi in base alla grandezza del bottone. Per il bottone che andrò ad utilizzare io, vado ad effettuare una, due, tre, quattro e 5 catenelle che vado a chiudere qua dove sta questa maglia a diritto. Quindi punto l'uncinetto qua così. E chiudo con una maglia bassa, così. Magari per essere più sicuri, prendiamo il bottone che intendiamo utilizzare e facciamo passare attraverso l'asola, vedete? Così. Secondo me andava bene anche fare qualche catenella in meno, quindi vado a fare una catenella in meno. Perché poi comunque sapete che la lana cede sempre un pochino. E vado a chiudere qui con una maglia bassissima, con una maglia bassa, scusate, però potete anche utilizzare una maglia bassissima. Fatta la prima asola in questo modo, taglio il filo, altrimenti senza tagliare il filo possiamo fare anche un'altra cosa. Vedete, poi le idee vengono man mano, possiamo portarci qua alla metà con delle maglie bassissime. Così. Così non ci ritroviamo poi a dover tagliare sempre il filo. Quindi con delle maglie bassissime, così.
vado avanti fino ad arrivare alla metà e qui ci fermeremo e andremo a fare un'altra asola. Bene, sono arrivata alla metà, vedete, mi trovo su questa maglia a diritto, tolgo lo spillo e anche qui vado a lavorare le mie 5 catenelle, una, due, tre, 4 e 5 e chiudo con una maglia bassa su quest'altra maglia, questa catenella, questa maglia a diritto, diciamo, di quest'altro lato e vado a chiudere. Ho chiuso con una maglia bassissima, scusate, ma stiamo chiudendo con una maglia bassa, quindi punto l'uncinetto qua e lavoro una maglia bassa anche in questo caso. Abbiamo realizzato anche la seconda asola, vedete? Facendo le riportandoci lungo il bordo con delle maglie bassissime, evitiamo di tagliare sempre il filo e magari poi andare a nascondere quelle codine che sono anche molto fastidiose. Fatta la seconda asola, sempre con delle maglie bassissime, ora mi riporto verso la fine per andare a realizzare la mia ultima asola. Quindi arriviamo qua e realizziamo l'ultima asola. Sono arrivata a quest'altra parte, da quest'altra parte vado a lavorare la mia ultima asola, quindi una, due, tre, 4 e 5 catenelle e vado a chiudere proprio qua. E in questo caso chiudo con una maglia bassissima, così. Taglio il filo, faccio passare il filo attraverso quest'asola così, tiro e poi lo vado a nascondere. Abbiamo realizzato così le nostre tre asole. Adesso andiamo a cucire i bottoni. Allora, per quanto riguarda i bottoni, allora, questa è la parte dove abbiamo fatto le asole, mentre qui è dove andremo a cucire i bottoni. Questa è la parte a diritto. E andrò a cucire i bottoni così, non li andrò a cucire proprio sopra qua dove ci sono queste maglie, dove abbiamo fatto i tre ferri, uno a diritto e uno a rovescio, ma andrò a cucire il bottone qua, in modo tale che quando andremo a chiudere lo scaldacollo, vedete, andrà a chiudersi bene, non si aprirà. Quindi un bottone lo andrò a cucire qua. Vedete, proprio in prossimità dell'asola. Un altro bottone lo andrò a cucire qua, in prossimità dell'altra asola, e l'altro bottone lo andrò a cucire qua, in prossimità dell'ultima asola. Quindi cuciamo i bottoni e il nostro scaldacollo è terminato. Quindi andiamo a cucire i bottoni e poi vediamo il risultato finale. Bene, ed ecco che una volta che abbiamo cucito i bottoni, il nostro scaldacollo è terminato. Lo andiamo ad abbottonare in questo modo. Quindi un progetto semplicissimo, ma molto particolare e inoltre anche molto pratico da indossare. Bene, questo è il mio tutorial, spero tanto di esservi stata chiara, di esservi stata utile. Se avete qualche domanda lasciatemi pure un commento giù nella sezione commenti. Se il tutorial vi è piaciuto lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!